Ciao amici di Low Pills, buon anno, buon 2020. Iniziamo parlando dei cosiddetti seggiolini antiabbandono, di cui abbiamo sentito molto parlare in quanto sono stati resi obbligatori a partire dal 7 novembre 2019. Cosa significa? Ci sono state molte critiche perché molte mamme e molti papà hanno pensato: come posso affrontare una spesa di un nuovo seggiolino che costa all'incirca 250 euro? In realtà non deve per forza essere acquistato un nuovo seggiolino, ma possono essere acquistati ad esempio in farmacia o in altri rivenditori autorizzati dei semplici dispositivi che invieranno o un SMS o un WhatsApp o comunque un avviso alla mamma o al papà che si dimenticano del bambino in auto sul seggiolino. Quindi sono dei semplici dispositivi che avranno il costo di circa 30-50 euro. Tuttavia è ovviamente nato anche un certo scompiglio perché sembrava che dall'oggi al domani, in una sola notte, tutti i seggiolini dovessero essere messi in regola. In realtà l'obbligo è sì iniziato dal 7 novembre, ma le sanzioni saranno comminate solo a partire dal 7 marzo 2020. Tra l'altro saranno delle sanzioni salate, dagli 81 euro a più di 300 euro, e porteranno anche alla perdita di 5 punti della patente. Nel caso di recidiva, quindi se il soggetto viene fermato senza il seggiolino più volte nell'arco di 2 anni, si potrà avere addirittura la sospensione della patente. Si è anche poi parlato di un bonus di 30 euro che il governo avrebbe accordato alle mamme e ai papà, anche se in realtà al momento non sono bene chiari i requisiti per avere questo bonus seggiolino antiabbandono. Low Pills, buona serata!